Amici Motorscape, ben ritrovati sul nostro canale e siamo al secondo episodio di Ride and Dive, ovvero guida e immergiti, qui nella Sardegna del Nord. Tanto se volete vedere il primo itinerario che abbiamo fatto, quello sulla parte nord-est, lo trovate qua in alto. E oggi siamo di nuovo a Golfaranci, nostro campo base, per raccontarvi invece il giro che abbiamo fatto all'interno della Gallura, per poi tornare sul mare e farvi vedere tutte le bellezze della costa, da Santa Teresa di Gallura fino alla Costa Smeralda, per poi ritornare qui. E partiamo proprio da Golfaranci, questo piccolissimo borgo sul mare, turistico, molto ben attrezzato, pieno di servizi, spiagge, bar, ristoranti, hotel, insomma c'è veramente di tutto. E una cosa molto carina che potete fare qui a Golfaranci è salire a Capo Figari. Purtroppo non lo potete fare in moto perché è un trekking assolutamente vietato ai mezzi a motore, ma potete partire da Cala Moresca, dove c'è un piccolo parcheggio, e lì farvi un'oretta di camminata, e vi assicuro che ne vale veramente la pena, perché da Capo Figari vedete veramente un panorama unico, tutto il golfo, tutta la parte della Costa Smeralda e poi anche le isole di Tavolara e Molara. E parlando sempre di Capo Figari, noi abbiamo visto che faceva molto caldo, approfittato di essere a Golfaranci per fare subito un'immersione, e con i ragazzi del Diving Figarolo siamo andati a scoprire le bellezze sott'acqua, partendo appunto da Capo Figari, per cui sotto il capo ci siamo immersi nelle grotte del Sifone, che sono veramente molto carine, facili per tutti, niente di complicato, siete guidati, quindi nessuna attività pericolosa, e qui potete vedere aragoste, gamberetti, e poi soprattutto molto bello, molto suggestivo entrare in questi piccoli passaggi, per cui è un'esperienza assolutamente da fare se siete subacquei. Se invece non siete subacquei ma volete comunque vedere, godervi un po' il mare, lasciate la moto a Golfaranci, sempre col Diving Figarolo vi portano il pomeriggio a vedere i delfini, perché qua davanti c'è un allevamento ittico, quindi spesso i delfini vengono a nutrirsi dei tanti pesci che vengono intorno qui, intorno all'allevamento, e quindi avete la possibilità di vedere appunto questi meravigliosi mammiferi. E se poi non siete contenti e volete farne altre, beh, c'è anche Tavolara, e lì c'è la famosa secca del Papa, dove si va un bel po' più profondi. Qua ci sono i pescioni, quindi cernie, denti, ce ne vedete veramente tantissimi, quindi anche questa meta segnatevela, perché vale la pena appunto soggiornare un pochino a Golfaranci per godersi il mare, godersi il panorama, e se siete sub anche fare un po' di immersioni. E la nostra prima tappa nella Sardegna del Nord è San Pantaleo, questo piccolissimo borgo circondato dalle rocce rossastre tipiche della Sardegna, veramente impressionanti, qua intorno dominano tutto il paesaggio, ci sono i bambini che urlano già alle 9 del mattino, ma vi assicuro che non è al mattino che dovete venire per godervela, ma a meno che non volete venire il giovedì, che c'è il mercatino di pezze, parei, vestitini da donna, venite la sera perché si movimenta di brutto. C'è musica, aperitivi, gallerie d'arte, un sacco di cose, un sacco di ristorantini dove mangiare, e poi è carino da visitare, insomma è veramente piccolo per cui ci mettete poco. Quindi segnatevi, tappa del giro nella Sardegna del Nord, San Pantaleo, tra l'altro a pochi chilometri da Porto Rotondo, quindi è un attimo. Proseguendo poi lungo le strade che si addentrano verso la Gallura, siamo andati verso Luogo Santo, che è un posto molto particolare, perché lo noterete dai cartelli che trovate lungo la strada, dove ci sono decine e decine di chiese, chiesettine, cappelle sparse nelle campagne. Vi consiglio di magari visitarne un paio, perché poi spesso le strade diventano sterrate e l'ultimo tratto va fatto a piedi. Però poi da Luogo Santo siamo saliti all'eremo di Santrano, dove c'è una piccolissima chiesetta incastrata tra queste mega rocce, e da qui si vede un panorama mozzafiato. Quindi ecco, ricordatevi Luogo Santo e eremo di Santrano, ne vale veramente la pena. E poi da qui ci siamo diretti verso il lago dell'Iscia, un bacino idrico tanto navigabile, c'è un battello che vi può far fare un bel giretto. È una delle cose più belle che potete fare qua in Gallura, è venire qui sulle sponde del lago dell'Iscia a visitare questi olivi millenari. Hanno oltre 2000 anni, sono uno più bello, uno più maestoso dell'altro. Ci sono tanti turisti ovviamente, però si arriva facilmente, tra l'altro la strada è leggermente sterrata, per cui se avete una moto adatta vi divertirete sicuramente, se non avete una moto adatta andate piano, ma ci potete arrivare senza nessun problema. E proseguendo verso sud-ovest siamo andati alla volta di Tempio Pausania, un bel borgo da visitare per la cattedrale di San Pietro, per gli edifici tutti in pietra, in granito, che sono molto molto carini, e qui magari potete fermarvi per un pranzo, per una pausa. Ma a pochi chilometri da Tempio Pausania siamo andati in un paesino che a me è piaciuto ancora di più, che si chiama Agius, prima di tutto perché è incastonato sotto queste montagne, queste rocce, che lo rende veramente unico, e poi seconda cosa perché qui abbiamo fatto un'esperienza assolutamente
da fare, che consiglio a tutti, ovvero visitare il museo del banditismo. Prima di tutto perché dovete fare, appunto, dovete perdervi nei vicoli un po' per trovarlo, ma questi vicoli sono uno più carino, uno più curato dell'altro. E poi perché in poche stanze vi viene raccontata la storia dei banditi della zona, appunto, non solo del Gallurese ma anche del resto della Sardegna, per cui c'è il catalogo dei banditi, che è l'elenco che veniva fatto durante il Regno d'Italia dei ricercati. Ci sono le armi che utilizzavano, ci sono le storie, le leggende. Una pausa, tra l'altro, che vi consiglio di fare quando fuori fa molto caldo, quindi vi consiglio di fermarvi ad Agios e di visitare il museo del banditismo, segnatevelo. E dopo aver visitato i borghi e l'entroterra gallurese, ci siamo diretti nuovamente verso il mare. Siamo andati a Costa Paradiso, un tratto di mare veramente unico. Sono queste rocce stupende a picco, appunto, che sprofondano nel mare, nel blu, e quindi abbiamo percorso la costa verso nord per andare verso Santa Teresa di Gallura. Santa Teresa di Gallura è un piccolo borgo con un bel porto turistico, tra l'altro dominato dal castello Longosardo, da cui partono tra l'altro i traghetti per andare in Corsica. Quindi se da qui volete saltare dall'altra parte delle bocche di Bonifacio, beh, ci sono i traghettini che in circa 40 minuti vi portano appunto a Bonifacio. Ma noi siamo rimasti a Santa Teresa non solo per visitare il borgo, ma anche per farci una bellissima immersione in questo mare sempre più blu, per vedere con i ragazzi dell'Orca Diving di Santa Teresa i coralli rossi. Per cui ci siamo immersi a circa 30 metri di profondità per andare a vedere questo spettacolo della natura, tra l'altro ormai sempre più raro, e quindi siamo andati a vedere prima i coralli rossi e poi abbiamo fatto una seconda immersione invece sui fondali rocciosi, dove ci siamo immersi tra cernie, branchi di barracuda, abbiamo visto tantissimi animali sott'acqua. Quindi sono due immersioni che vi consiglio assolutamente di fare qui a Santa Teresa di Gallura. E dopo questo tuffo nel blu abbiamo ripreso la moto per proseguire lungo la costa nord della Sardegna e tornare verso Golfo Aranci. Per cui ci siamo fermati prima a Palau, celebre per la famosa roccia dell'Orso, da cui si vede un panorama unico su tutto l'arcipelago della Maddalena e di Caprera. Tra l'altro da Palau partono i traghettini che vi portano appunto alla Maddalena, potete visitare il borgo e tutte le spiagge più belle della zona. E poi da qui abbiamo ripreso la nostra moto e siamo tornati indietro sempre col traghettino su Palau per poi scoprire tutte le spiagge più belle della Costa Smeralda. E qua ce ne sono veramente tantissime, avete solo l'imbarazzo della scelta, per cui prendetevela con calma e parcheggiate la moto e tuffatevi in questo mare che è veramente unico al mondo. Prima di lasciarvi vi voglio ricordare due strade principali qui nella Sardegna del Nord, ovvero la strada statale 125, che è quella tra l'altro che prende anche la costa nord orientale di cui avevamo parlato nel precedente video, che è tutta estremamente bellissima, e questa si sviluppa lungo la costa, quindi su questa strada avrete dei panorami mozzafiato ma anche veramente una guida molto 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 divertente. E poi l'altra strada che potete fare per, diciamo, arzigogolare un po' il vostro tour è la 133, che va nell'entroterra gallurese ed è bellissima soprattutto a scendere, perché passa in questa valle immersa tra le rocce e scendendo avete tutto il panorama davanti a voi. Quindi anche questa, ricordatevi, la strada statale 133. Per cui adesso che siamo ritornati, qui alle mie spalle c'è sempre il Golfo di Marinella, ci rivediamo al prossimo appuntamento per un altro episodio di Ride and Dive, e vi parleremo questa volta della parte nord-occidentale della Sardegna. Per cui continuate a seguirci, mettete un bel like al video, lasciate i vostri commenti e ci rivediamo sempre qui sul canale di MotoXcape. Ciao a tutti!